siamo all'incrocio tra Viale Trentino e Via Rossini e la situazione è di traffico bloccato perché un camion ha invaso la corsia di sinistra, quindi contromano, una macchina è posizionata al centro della corsia di destra prima del semaforo e la situazione è abbastanza anomala, in quanto pare che il camion fosse già nella corsia contromano. Oltretutto abbiamo visto che l'autista appare anche del camion, appare anche in stato abbastanza confusionale, per cui stiamo attendendo, penso, l'arrivo della pattuglia per i necessari accertamenti. Ho già chiamato 112, ma mi hanno passato la pattuglia che dovrebbe arrivare a momenti, quindi... Quindi a momenti sarà qua. Spero, mi auguro che arrivi anche abbastanza in fretta, perché comunque... Diciamo, la macchina... Lei era a semaforo e l'ha visto arrivare. Sì. Ha frenato lungo e quindi non è riuscito a evitare la macchina che era ferma. Era già sulla sinistra. Sì, era già arriva dall'altra sinistra. Cioè praticamente ha fatto tutto via Trentino sulla sinistra. Ma tu eri convinto che era doppia corsia qua la strada? No, ecco, è arrivata la pattuglia, adesso sentiremo cosa faranno i necessari accertamenti di questo incidente. Allora, è stata chiamata l'autoambulanza perché a quanto pare il conducente del camion ha accusato un malore, quindi è stata giustamente chiamata l'autoambulanza. Ecco, gli agenti sono saliti sul camion, sono nella cabina, mentre a quanto pare il conducente non sta bene, dice di avere un attacco di diabete, qualcosa del genere, non si è capito bene, e adesso penso che verrà portato via perché dall'autoambulanza hanno caricato la barella. Intanto state vedendo gli agenti che a bordo del camion stanno procedendo a una ispezione. Adesso sta arrivando anche la guardia medica. Diciamo che la situazione si sta veramente complicando. Allora, stiamo riprendendo ancora, come vedete, la situazione si è ulteriormente complicata perché abbiamo qui guardia medica, due volanti della polizia locale, autoambulanza, è stato fatto un sopralluogo all'interno del camion. Praticamente l'autista è stato portato via in autoambulanza e adesso attenderanno l'arrivo di un altro autista per la rimozione del camion.